Ciao, benvenuto o benvenuta in questo video, sono Marcello Chiapponi e in questo video parliamo di disturbo cervicale, di problemi al collo ed in particolar modo come gestirli di notte, come vedremo come dormire, le posizioni più idonee, le posizioni da evitare, alcuni consigli, suggerimenti, parleremo del cuscino, diciamo, parleremo di tutto ciò che riguarda il disturbo cervicale, come possiamo aiutarlo in questa fascia oraria quando andiamo a dormire. Per chi non mi conoscesse, sono Marcello Chiapponi, sono un fisioterapista. Nella vita aiuto le persone a risolvere disturbi muscoloscheletrici come il disturbo cervicale, ma anche a migliorare la loro postura in generale e a migliorare il loro stato di forma. Lo faccio in buona parte attraverso i miei contenuti online, attraverso le mie lezioni e dei miei corsi online. A riguardo dell'argomento di cui parliamo oggi, non posso non consigliarti il mio corso più famoso, ovvero Cervicale Stop, un corso che dal 2017 ad oggi ha aiutato più di 5.000 persone a risolvere i loro disturbi cervicali grazie a tutti i suoi protocolli specificamente pensati, ai suoi test. Veramente un materiale che ha aiutato tante persone. Se vuoi provare le lezioni, quindi ci sono una serie di lezioni di prova gratuita, guarda i link nella descrizione del video. Bene, allora partiamo da una considerazione fondamentale. Fondamentale, nulla di cui ha a che vedere le posizioni così ha senso se non ascolti questa considerazione. Le persone che hanno problemi cervicali spesso hanno problemi di notte o hanno problemi al mattino, spesso. Svegli con il collo rigido, dolente o molto dolente. E quindi quando si ha una sintomatologia di questo genere, la prima cosa a cui viene da pensare è: ma è sbagliata la posizione in cui dormo, ma è sbagliato il cuscino che utilizzo, quale cuscino sarebbe meglio, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questo è falso nella maggior parte dei casi. Nella maggior parte dei casi il problema non è la posizione in cui dormi, non è il cuscino che utilizzi, ma è il tuo collo. Se io ho un collo privo di stati infiammatori, se io ho un collo che sta bene, non ha un grosso stato infiammatorio, può dormire in qualsiasi posizione con qualsiasi cuscino minimamente umano. E attenzione, parlo di stati infiammatori, non di problemi, perché potresti aver fatto una risonanza e ti abbiano trovato l'artrosi cervicale, la protrusione cervicale. Questo è possibilissimo, comunissimo, ma non è detto che debbano essere infiammate le strutture. Quindi, se non sono infiammate, non hanno grossi problemi di notte. Sì, c'è qualche accorgimento, possiamo, adesso lo vediamo, ma non hanno grossi problemi di notte. Se sono infiammate, più aumenta la loro infiammazione, più sono infiammate e più diminuisce la loro tolleranza. Perché se sono le super, tu immagina quando hai un dolore, se a me viene, può capitare. Il torcicollo, e quindi un'infiammazione acutissima che non si muove, la mia tolleranza alla posizione è bassissima. E cioè, devo trovare, ce n'ho una che sta fermo lì perché non si deve muovere nient'altro. Ok? Quindi il segreto è ridurre lo stato infiammatorio generale del tratto cervicale. Come si fa? Attraverso la rieducazione, portando i muscoli nella migliore condizione possibile. Questo è quello che spiego all'interno dei miei contenuti. Per questo ti invito a provare le lezioni di prova gratuita di Cervicale Stop, a provare questo metodo rieducativo, perché il segreto è ridurre lo stato infiammatorio generale del tratto cervicale in particolare. Bene, detto questo, parliamo un attimo di posizione. Allora, se parliamo di posizione, sotto certi punti di vista, la posizione sul fianco è la posizione più sicura. Ora, che cos'è che voglio? Voglio che il mio cuscino sia abbastanza alto da non farmi cadere la testa, ok? Voglio che il cuscino abbia un supporto tale per cui la mia testa può rimanere in linea con le spalle e non sia inclinata. E questa è una posizione tutto sommato sicura per molte persone. Attenzione, però noi di notte la posizione la cambiamo, però la prima posizione che teniamo probabilmente è quella che teniamo per più tempo e quindi è importante. Altra posizione che però
cominciamo ad andare in un mondo un pochino più inesplorato, nel senso che la posizione supini, sotto certi punti di vista è tranquilla per molte persone, ma per altre ha problemi perché vanno in estensione involontaria e se sempre però se hai degli stati infiammatori latenti che vanno risolti, l'estensione è un movimento critico. Quindi questo sicuramente è una posizione che per alcune persone va bene, ma per molte no. Che cosa siamo però abbastanza sicuri? Che una posizione da evitare sia la classica da evitare fino a quando i tuoi stati infiammatori del tratto cervicale non sono sotto controllo, le tue strutture, se le tue strutture stanno bene, come dicevo prima, non c'è grosso problema. Pensa come dorme un bambino, un neonato con le strutture molto elastiche, molto. Che come lo trovi tutto addormentato così, pure non ha nessun problema. Ecco, però molte persone che cosa fanno? Pancia in giù, testa girata da un lato, adesso non vorrei fare casino con il microfono, braccio in qualche modo sotto e in questa posizione. Ora, che cosa succede? Che magari sul momento, così mi riesco ad addormentare solo così, magari sul momento non gli dà problemi, ma gli dà problemi dopo, gli dà poi problemi al mattino. Perché? Perché le strutture infiammate, ritorniamo che il fatto che il problema è che le strutture siano infiammate, hanno anche poca tolleranza allo stare ferme. Quindi magari riescono ad addormentarsi, perché all'inizio non gli dà problemi, ma allo stare ferma un po' di tempo, allora poi lì si genera il problema, ok? Quando tu hai un ginocchio, diciamo che infiammato, perché magari metti che l'hanno appena operato, se lo tieni fermo un po' di tempo, poi farlo ripartire è un problema, ok? Quindi il problema fondamentale, stati infiammatori, tutti gli stati infiammatori peggiorano di notte perché ci muoviamo meno, dreniamo meno e li sentiamo maggiormente al mattino. Quindi, indipendentemente dalla posizione, le indicazioni sono più o meno quelle, il segreto è lavorare a monte. Capitolo cuscino, io ho fatto un sondaggio sul mio canale YouTube, canale comunque che diverse centinaia di migliaia di persone, quindi insomma un risultato abbastanza affidabile. 75 chiedendo l'opinione sul cuscino, la loro opinione, la loro esperienza sul cuscino cervicale, 75% delle persone non ha trovato nessun beneficio dal cuscino cervicale, ne hanno provati, ne hanno in casa un negozio. C'è solo un 2% che dopo averne provati 5 o 6 ha trovato quello che gli andava bene. Quindi praticamente 8 persone su 10 non gli cambia nulla il cuscino. 2 persone su 10 sì, ma capisci che sono poche e molte volte trovare il cuscino giusto è più una questione di fortuna. Molto meglio, torna a ripetere, agire a monte, ridurre lo stato infiammatorio cervicale e avere muscoli che tollerano più o meno qualsiasi tipo di cuscino minimamente umano. Che cosa possiamo dire? Che le persone, possiamo dire però queste indicazioni, che le persone con il collo molto rigido, quindi fanno fatica a muoverlo, proprio è limitato, molto rigido, poco movimento. Stanno meglio su un cuscino tendenzialmente morbido, perché se stanno sul duro, se già sono rigidi, rigido sul duro non va bene. Quelle che invece hanno una buona mobilità, ma lo sentono teso e indolenzito, si muove bene, ma lo sentono teso e indolenzito, stanno meglio se hanno un supporto un pochettino più rigido. Torno a ripetere, però il grosso del discorso è non avere uno stato cervicale eccessivamente infiammato. Suggerimento che si può dare subito anche, che può diciamo temporaneamente aiutarmi, è quello di fare un delicato stretching, il classico stretching del trapezio, no? Inclino la testa da un lato, faccio 2 o 3 respiri. Creo un po' di allungamento da una parte, un po' di allungamento dall'altra, 3-4 volte per lato, subito prima di andare a letto. Io do un input di rilassamento ai muscoli, generalmente questo è un input antalgico, e guadagno un po' di credito prima di andare a letto, prima di stare fermo un po' di tempo, guadagno un po' di elasticità, guadagno un po' di movimento e quindi accumulerò un po' meno durante la notte.
Piccolo suggerimento, però per molte persone comunque funziona. Ok? Torno a ripetere, il concetto fondamentale è che se abbiamo un tratto cervicale poco infiammato, non dobbiamo preoccuparci più di tanto di queste cose. Per avere un tratto cervicale poco infiammato, ho bisogno che i miei muscoli, la mia postura, il mio corpo in generale lavorino bene, che sia tutto ben funzionante. Ho bisogno di un processo, di un programma di rieducazione. Per fare questo, quindi ti invito a provare il mio metodo Cervicale Stop. Vai a vedere le lezioni di prova gratuita, nei link nella descrizione del video trovi le istruzioni, il modulo per registrarsi, provare già da subito la metodologia. Come dicevo, negli ultimi anni ha aiutato più di 5.000 persone, quindi ampiamente, ampiamente testata. Bene, per questo video è tutto. Se il video ti è sembrato interessante, non dimenticare di lasciare un mi piace, non dimenticare di iscriverti ai miei canali. Grazie mille dell'attenzione, ci vediamo alla prossima.